Il lavoro con i suoi problemi e i suoi drammi di questi tempi è stato protagonista dell'intervento della Presidente della Camera, Laura Boldrini, ad Ancona. Occasione, il premio Fedeltà al lavoro assegnato ad imprenditori, operai, artigiani e agricoltori che con la loro attività contribuiscono ogni giorno allo sviluppo socio-economico del territorio, che è anche il mio territorio, ha tenuto a sottolineare Laura Boldrini, ma anche conferimento di tre premi speciali, alla memoria, al medico e uomo di pace Carlo Urbani del decennale della morte, all'artista scultore Valeriano Trubiani e al professor Marco Pacetti, fondatore dell'Università Politecnica delle Marche. Il lavoro dunque, in tutti i suoi aspetti, anche e soprattutto a quello oggi mortificato, perduto o negato, e da quello che oggi manca ad una donna su due e da quattro giovani su 10. D'obbligo dunque una domanda alla Presidente Boldrini prima che proseguisse il suo viaggio verso ieri. Il lavoro è protagonista della Costituzione, ma non di questa società, soprattutto fra i giovani. Lei che ne pensa? Penso che dobbiamo ritornare alle origini, perché il lavoro è alla base della nostra società. Abbiamo vissuto una brutta crisi, la più brutta dal dopoguerra. Dobbiamo capitalizzare su questo, dobbiamo riattivare un'economia che sia sostenibile, sostenibile con l'uomo e sostenibile con l'ambiente. Dunque direi che adesso è tempo di rialzare la testa. Il peggio è alle nostre spalle, adesso bisogna dimostrare di essere all'altezza della sfida e noi marchigiani l'abbiamo sempre dimostrato. Quindi io sono molto fiduciosa che anche questa volta riusciremo, ma certo ognuno deve fare la propria parte. La parte principale la deve fare lo Stato. Ma poi la devono fare anche le banche, la devono fare gli imprenditori stessi e i lavoratori. Ognuno ha un pezzo di strada da fare.